Allora, possiamo iniziare i lavori di questa sezione parallela, la numero 4, buongiorno, dedicata a Emilia-Romagna, Toscana e Umbria. E aspettiamo ancora un secondo che si completi il travaso di persone dalla sezione plenaria a questa sezione parallela. Siamo un po' in ritardo, però cercheremo per quanto possibile di poter rispettare i tempi per la chiusura dell'intervento. Io sono Alessandro Valentini, responsabile dell'ufficio territoriale Istat Emilia-Romagna, Toscana e Umbria. Nell'introdurre i lavori di questa sezione, mi preme ringraziarvi intanto per la vostra presenza, per la vostra partecipazione. Scorrendo la lista delle persone che si stanno collegando, ho notato la presenza di un nutrito numero di rappresentanti del mondo delle imprese, ma anche delle associazioni di categoria, del sistema camerale e della ricerca. Per esempio, vedo collegata la professoressa Monica Pratesi, che è anche componente del Consiglio dell'Istat. È un segnale forte a vantaggio dell'importanza rivestita dei dati statistici per il territorio. Questo vale ancora di più in un periodo tanto complesso come quello attuale, purtroppo ancora caratterizzato dalla pandemia. Da questa crisi pandemica in cui la conoscenza dei fenomeni che ci circondano costituisce una solida base per la ripartenza. Ma tra le connessioni vedo anche online molti colleghi dell'Istat, in particolar modo delle sedi territoriali e diversi esponenti del Sistan, che, come ci ha anticipato la dottoressa Buratta al termine della sessione plenaria, con il loro lavoro quotidiano, prezioso, ancorché spesso silenzioso, contribuiscono in maniera determinante a garantire elevati livelli qualitativi nei processi di raccolta delle informazioni statistiche, che sono basilari per poter poi effettuare le analisi, pur in questo contesto molto difficile e critico. Anche a loro va il mio ringraziamento. Per quanto concerne il merito della sezione, in questa specifica contesto parleremo delle tre regioni Emilia-Romagna, Toscana e Umbria, unite insieme, in questo caso, da una questione amministrativa, dal far parte dello stesso ufficio territoriale dell'Istat. Ma le regioni hanno anche una collocazione strategica nell'ambito del nostro paese ed ospitano, tanto per fare qualche cifra, ben 755.000 dei 4,4 milioni di imprese presenti nel territorio nazionale. Se restringiamo l'attenzione sul campo d'osservazione del censimento delle imprese, delle indagini Covid, ovvero sulle aziende con tre o più addetti attive nel settore dell'industria e dei servizi, i numeri sono comunque imponenti. Si parla di circa 190.000 unità, il 18% del totale Italia, per un bacino occupazionale di 2,2 milioni di addetti, oltre il 17% del dato Italia. E su questi temi svilupperemo le relazioni odierne, che hanno l'obiettivo ambizioso di coniugare la presentazione dei principali dati con alcuni spunti interpretativi. Sono particolarmente grato ai vari relatori per poter seguire poi questo tipo di approccio. Partiamo dai numeri. Il primo argomento sarà curato da Sabrina Angione e Roberta Piergiovanni e riguarderà la struttura, comportamenti e strategie delle imprese. Nella relazione saranno presentati alcuni risultati, quelli salienti, relativi al censimento in ambito regionale. Dovremmo limitarci a questi. Per tutti gli approfondimenti, tuttavia, vi rimando ai report territoriali che sono scaricabili sul sito dell'Istat. La seconda presentazione è una relazione di Sabina Giampaolo sulla situazione e le prospettive delle imprese nell'emergenza sanitaria. Anche in questo caso il testo completo del documento è disponibile nell'area Istat per il paese, la zona del sito dedicata all'emergenza sanitaria.
anche il sistema camerale con Matteo Beghelli del Centro Studi Monitoraggio dell'Economia e Statistica Unione Camere Emilia Romagna apporterà un importante contributo conoscitivo alla nostra discussione, parlando della rilevazione congiunturale regionale del sistema camerale dell'Emilia Romagna. Successivamente interverranno Nicola Sciclone, vice direttore dell'IRPET, e Luca Ferrucci, professore ordinario del Dipartimento di Economia dell'Università di Perugia, per fornirci vari spunti interpretativi. Sciclone illustrerà la situazione relativa alle imprese della Toscana. Ferrucci concluderà gli interventi programmati presentando un breve quadro di sintesi per le tre regioni. A quel punto apriremo il dibattito, visto che la chat si sta già animando, potrete scrivere le varie domande, le varie vostre curiosità sulla chat in maniera tale da poterle condividere e dare anche qualche risposta. Nel ringraziarvi ancora per la vostra presenza, do ora la parola a Roberta Piergiovanni che inaugura gli interventi. Prego i singoli relatori di contenere le loro presentazioni nell'ordine di 15 al massimo 20 minuti proprio per poter rispettare la tempistica. Grazie. Prego Roberta. Grazie Alessandro. Buongiorno a tutti. La presentazione che abbiamo preparato è infatti, come dicevi, una sintesi dei tre rapporti territoriali di Emilia Romagna, Toscana e Umbria, attraverso i quali sono stati diffusi in maniera organica i dati sul censimento imprese. Naturalmente tutti i dati di cui parleremo sono anche disponibili nella banca dati i.stat per analisi sempre personalizzabili. Il censimento permanente è un censimento innovativo, non solo nelle modalità e nella metodologia impiegata nella rilevazione, ma anche per i numerosi temi affrontati e che sono legati ad aspetti più nuovi per indagare sull'evoluzione del sistema produttivo. Le nuove traiettorie di sviluppo, le tecnologie abilitanti, la digitalizzazione o il corporate social responsibility sono considerati fattori propulsivi all'innovazione e dunque che portano a una maggiore produttività dei sistemi economici territoriali. Ma cominciamo con i dati di struttura. Il censimento riguarda le imprese con tre e più addetti, ad esclusione di quelle che operano nei settori di agricoltura, amministrazione pubblica e organizzazioni associative. Per le nostre tre regioni si tratta di circa un quarto delle imprese presenti sui territori e che impiegano tra il 70 e il 75% degli addetti, producendo un valore aggiunto che parte dal 79% all'85% dell'Emilia Romagna. La numerosità campionaria che vedete in alto su questo schema è rappresentativa delle imprese presenti sulle nostre regioni, 91.000 in Emilia Romagna, 83.000 in Umbria, in Toscana e 17.000 in Umbria. Queste impiegano rispettivamente il 10, il 6 e l'1% dei 13 milioni di addetti italiani. A parità di campo di osservazione si nota che la riduzione delle imprese ha coinvolto maggiormente l'Emilia Romagna e Toscana fra i due censimenti. Gli addetti invece presentano un incremento, seppure minore alla media Italia, in Emilia Romagna l'1, come in Toscana, e una forte riduzione, circa l'8% in Umbria. L'evoluzione della struttura delle imprese mostra nel complesso che il sistema produttivo si sta spostando verso una dimensione media maggiore, soprattutto in Emilia Romagna, che fra i due censimenti passa da 12,7 addetti a 13,2 addetti per impresa. In particolare, l'evoluzione della struttura dimensionale delle imprese mostra in Emilia Romagna una flessione in termini di imprese e di relativi addetti con un contestuale aumento nelle grandi imprese.
e quindi soprattutto trainata dal forte incremento degli addetti nelle imprese con più di 500 addetti. Dinamica diversa presente la Toscana, dove incrementi nel numero di imprese e di addetti nelle classi dimensionali 10, 19 e 20, scusate, 50, 249, non riescono a compensare la dinamica più debole delle altre classi dimensionali. L'Umbria presenta una dinamica negativa in tutte le classi dimensionali, sia in termini di imprese che in termini di addetti. Le dinamiche dimensionali interagiscono con quelle settoriali. In generale si conferma la tendenza di lungo periodo delle economie avanzate alla terziarizzazione delle attività produttive, segnalata dall'aumento dell'importanza del settore dei servizi in termini di imprese, di addetti e di valore aggiunto. Qui l'abbiamo rappresentata in termini di addetti. In Emilia-Romagna si registra una riduzione sia per le attività manifatturiere che per le costruzioni, e meno forte della media Italia, e una sostanziale tenuta del commercio e una crescita invece nei servizi non commerciali. In Toscana attività manifatturiere e costruzioni vedono una riduzione e anche qui al di sotto della media Italia, e si registra anche una forte riduzione del commercio in controtendenza quindi con il resto dell'Italia. I servizi però crescono molto, soprattutto quelli legati ai servizi di alloggio e di ristorazione. In Umbria, riduzioni più ampie della media per attività manifatturiere e costruzioni, ma anche una forte riduzione del commercio e una crescita nei servizi, soprattutto quelli di servizi di alloggio e ristorazione. Il sistema produttivo italiano si caratterizza per la presenza consistente di imprese controllate da una persona fisica o una famiglia. In Italia sono 3 imprese su 4, addirittura un valore simile a quello osservato fino all'inizio del decennio. Nei nostri territori, non ci discostiamo molto, siamo leggermente al di sotto. All'aumentare della dimensione dell'impresa si rileva una diminuzione in questo indice e tuttavia permane molto significativa anche nei segmenti delle imprese più grandi. Non solo il controllo, ma anche la gestione aziendale di queste imprese è nella maggior parte dei casi di competenza dell'imprenditore o di un membro della famiglia. In Italia, così come nelle nostre regioni, questo è rappresentato dal 95% delle imprese, mentre il restante 6 o 5% dei casi vede la presenza di un manager all'interno dell'impresa o esterno o da altro soggetto. I principali obiettivi, quindi qui siamo un riferimento alla dimensione strategica delle imprese, con riferimento agli obiettivi che si sono poste le imprese, in Italia come nelle nostre regioni i principali sono indicati in questo grafico: difendere la propria posizione competitiva, ampliare la gamma di beni e servizi offerte, aumentare l'attività in Italia. Con quasi nessuna sostanziale differenza all'interno delle nostre regioni. Il triennio considerato è caratterizzato da una decisa ripresa dell'occupazione. In Emilia-Romagna le imprese hanno acquisito risorse umane in misura superiore alla media Italia. In Toscana e in Umbria lo hanno fatto, ma in misura minore. La probabilità che un'azienda abbia acquisito nuovo personale cresce notevolmente da una classe dimensionale all'altra, alla maggiore, e fra i settori di attività economica l'acquisizione di risorse rimane comunque, registra variazioni comunque minori. Ma quali sono le tipologie contrattuali prevalenti? Il ruolo importante lo hanno svolto le assunzioni a tempo indeterminato. Sono state il 70% in Italia, le nostre 3 regioni si collocano leggermente sotto la media.
ci troviamo un po' sopra la media rispetto invece all'acquisizione di personale a tempo determinato. A ostacolare quindi l'acquisizione di nuove risorse umane sono soprattutto i fattori di costo. Lo vediamo in questo grafico, dove è indicato il costo del lavoro troppo elevato, ma il secondo scelto dalle imprese è l'incertezza sulla sostenibilità futura dei costi delle nuove risorse. In Emilia-Romagna però emerge anche un terzo problema, che è quella la difficoltà di reperimento di personale con le competenze tecniche richieste. Relativamente alla formazione non obbligatoria, il censimento ha rilevato quelle imprese che hanno svolto formazione non obbligatoria legata alle esigenze strategiche delle imprese. Come mostra il cartogramma, la maggior concentrazione di queste imprese è nel nord Italia. Mediamente in Italia sono il 38%, 32, 31% in Emilia Romagna, Toscana e Umbria. In particolare in Emilia Romagna, ad eccezione di Rimini, tutte le province registrano valori molto superiori alla media. In Toscana solo Firenze è al di sopra del valore medio nazionale, in Umbria Perugia è nettamente inferiore. Numerose sono le relazioni che le imprese intrattengono con gli altri soggetti privati o pubblici, nazionali o internazionali che siano. Questo tipo di relazioni sono finalizzate soprattutto a ridurre i costi, ai costi di approvvigionamento, ad esempio, e ad accedere ai nuovi mercati. In Italia lo fa il 66% delle imprese, e in Emilia Romagna leggermente superiore, invece Umbria e Toscana con una percentuale leggermente inferiore. A prevalere sono gli accordi di filiera, prevalgono quindi gli accordi di commessa o di subfornitura, mentre meno frequenti sono gli accordi formali dati dai consorzi, dai contratti di rete e dagli accordi informali legati più che altro, a cui ricorrono più che altro le piccole imprese. Punti di forza della capacità competitiva. Le imprese valutano come punto di forza soprattutto la qualità dei prodotti e servizi, a seguire la professionalità e le competenze del personale e poi il prezzo dei prodotti o dei servizi. L'innovazione, tanto importante per la produttività delle imprese, sembra contare meno, ma non per le imprese emiliano-romagnole, che come nel resto d'Italia la considera un fattore importante, in particolare in tutte le province della regione, i valori superano ampiamente la media nazionale, e questo è rappresentato dall'intensità del colore. Ostacoli alla capacità competitiva sono invece gli obblighi amministrativi e burocratici, la mancanza di risorse finanziarie. Segnaliamo però anche la difficoltà in Emilia Romagna a reperire personale e la scarsità di domanda in Umbria e anche in Toscana. Le imprese italiane operano prevalentemente nei mercati nazionali, sia in termini di vendite che di localizzazione dei propri concorrenti, mentre la presenza nei mercati esteri è molto più contenuta, come vediamo da questi grafici. In Emilia-Romagna le imprese sono comunque molto competitive, i ricavi rappresentati dalla barra più scura, sono più alti della media Italia in tutti i mercati di riferimento. La Toscana è competitiva soprattutto nei mercati europei, dove sono localizzati meno concorrenti. In Umbria
risulta essere competitiva rispetto ai mercati delle altre regioni d'Italia, con ricavi superiori a 3 punti percentuali rispetto alla media Italia. Per le imprese italiane, ad esclusione di quelle attive nel settore finanziario e assicurativo, le prime due forme di finanziamento, sono sempre l'autofinanziamento e il canale bancario. Nonostante questo, che tra i due censimenti, quindi nel periodo 2011-2018, le imprese abbiano sostanzialmente aumentato alla grande il ricorso all'autofinanziamento, riducendo nello stesso tempo il ricorso al credito bancario. La capacità di accedere ai mercati finanziari cresce al crescere della dimensione delle imprese, dunque risulta per le microimprese più problematica l'accesso ai mercati finanziari. Questo cartogramma invece presenta il grado di dipendenza delle imprese non finanziarie da fonte esterna, che mostra la concentrazione appunto del grado di dipendenza elevata o molto elevata in moltissime delle province italiane. Nelle nostre tre regioni la dipendenza di risorse finanziarie esterne è circa il 12%, valori provinciali comunque presentano una certa variabilità all'interno delle nostre regioni. Le due principali motivazioni per ricorrere al finanziamento esterno delle imprese sono le esigenze di liquidità o di capitale liquido e gli investimenti per l'ampliamento della capacità produttiva. L'innovazione tecnologica. L'innovazione tecnologica è alla base del processo di crescita dei territori e i risultati del censimento presenti qui nel cartogramma registrano una forte concentrazione nel nord Italia. Le imprese impegnate in questi progetti di innovazione sono il 38% in Italia, con i valori rappresentati nella nostra regione in questa maniera. E 41% in Emilia-Romagna, 35% Toscana, 36% Puglia. In Emilia-Romagna, con l'eccezione di Rimini e Ferrara, tutte le province si collocano al di sopra della media Italia. In Toscana è invece Firenze la provincia più impegnata nei progetti di innovazione e in Umbria invece è Perugia. Fra i settori economici, l'innovazione è senz'altro più importante nell'industria in senso stretto e fra le aziende del commercio. Qui siamo nell'ambito dei progetti di innovazione, dove è l'attività svolta più frequentemente è l'acquisizione di macchinari, di attrezzature e impianti per le innovazioni adottate o previste. A seguire abbiamo l'acquisizione, le imprese scelgono l'acquisizione di hardware informatici, apparati di rete e di telecomunicazione, l'acquisizione di software e la formazione del personale. Chiude, diciamo, questa graduatoria l'acquisizione e lo sviluppo dei brevetti. Nell'ambito delle nuove traiettorie di sviluppo sono state indagate alcune aree di investimento considerate propulsive per l'innovazione. Gli investimenti si concentrano soprattutto nel capitale umano, nelle tecnologie e digitalizzazione, in ricerca e sviluppo, dove presentiamo i valori per le nostre regioni che sono superiori alla media Italia nel caso di queste tre aree di investimento. In alcuni casi abbiamo valori leggermente minori. Le differenze dimensionali in questo caso sono rilevanti e la quota di imprese che ha effettuato almeno un investimento nelle aree di spinta all'innovazione aumenta al crescere della dimensione aziendale, come possiamo vedere sempre in queste tabelle. A livello settoriale, anche qui il ruolo trainante è svolto dall'industria. Il
censimento ha consentito di misurare nelle sue diverse sfaccettature le caratteristiche del processo di trasformazione digitale delle imprese, ritenuto uno dei fattori chiave per assicurare la competitività alle imprese e al sistema economico nel suo complesso. Nel 2018 sono state il 10% delle imprese che a utilizzare piattaforme digitali per la vendita. Principalmente sono l'intermediazione commerciale multisettore e le piattaforme di locazione immobiliare a breve termine. E infine, le imprese con oltre 10 addetti che usano piattaforme ritengono che queste abbiano sia rafforzato la propria posizione competitiva che contribuito a un incremento di fatturato superiore al 10%. Ma le imprese hanno investito in tecnologia. Ancora 4 minuti. Benissimo. Ma le imprese hanno investito in tecnologia anche per la gestione dei processi produttivi e lo hanno fatto prevalentemente nelle tecnologie basate su internet e sulla sicurezza informatica, ma pochissimo invece nell'ambito dell'intelligenza artificiale. E nel triennio considerato, la digitalizzazione 2016-2018 in questo caso, la digitalizzazione ha avuto effetti sulla performance delle imprese. Per 2/3 delle imprese la digitalizzazione ha facilitato la condivisione e l'acquisizione di conoscenze per una piccola quota di imprese la digitalizzazione ha comportato minore efficienza o produttività. Le previsioni per il triennio successivo riguardano gli effetti sulla domanda di lavoro. Molte imprese pensano a un aumento del lavoro specializzato e poche invece prevedono che la digitalizzazione porti a una riduzione del lavoro non specializzato. Le tecnologie abilitanti sono tecnologie ad alta intensità di conoscenza e associate a elevate attività di ricerca e sviluppo. Legate a consistenti spese di investimento e a posti di lavoro molto qualificati. Svolgono perciò un ruolo essenziale per la crescita del sistema economico e dell'occupazione. Sono però le imprese sono di più le imprese che utilizzano le tecnologie abilitanti piuttosto che quelle che le producono e lo vediamo attraverso questi valori indicati nelle tabelle. La quota di imprese che producono e quelle che utilizzano tecnologie aumenta naturalmente a crescere dell'impresa, anche questo è una caratteristica legata alla dimensione dell'impresa. La modalità di delocalizzazione produttiva più utilizzata avviene con gli accordi e i contratti. Meno utilizzati sono gli investimenti diretti esteri. In Emilia-Romagna e in Umbria la produzione realizzata all'estero è destinata soprattutto per essere rimportata in Italia per la vendita, quindi nel mercato nazionale, e per la successiva esportazione in paesi terzi. In Toscana invece è destinata alla vendita nello stesso paese di delocalizzazione e all'importazione in Italia per la vendita sul mercato italiano. Un'altra area di indagine del censimento, ed è l'ultima che presentiamo, è la Corporate Social Responsibility delle imprese. Circa 2/3 delle imprese con almeno 3 addetti svolge azioni per migliorare il benessere lavorativo, ridurre l'impatto ambientale e incrementare i livelli di sicurezza. Oltre 1/4 sostiene e realizza iniziative a beneficio del tessuto produttivo del territorio e i comportamenti sostenibili delle imprese crescono all'aumentare della dimensione.
La sostenibilità in particolare, l'ambientale, sociale e la sicurezza all'interno dell'impresa o nel territorio in cui opera l'impresa, viene maggiormente perseguita nell'industria in senso stretto e nelle costruzioni indicate con i colori più intensi. Invece le azioni di interesse collettivo esterne alle imprese o a beneficio del tessuto produttivo del territorio non evidenziano differenza tra i settori di attività economica. Un minuto per le conclusioni, Roberta. Con questo io concludo le conclusioni, diciamo, la sintesi della sintesi riportata a beneficio, diciamo, di un'analisi un po' più puntuale e che quindi non affronterò. Quindi io ho finito e vi ringrazio a tutti. Grazie, grazie mille. Pazienza per la compressione dei tempi. Nel frattempo chiedo a Sabina di prepararsi per la sua presentazione su situazione e prospettiva delle imprese nell'emergenza sanitaria. Grazie. Prego Sabina. Buongiorno a tutti. Ora noi vediamo la situazione e prospettive delle imprese dell'Emilia Romagna, Toscana e Umbria nell'ambito dell'emergenza sanitaria che stiamo vivendo. E lo facciamo partendo da quello che è il contesto della pandemia da Covid-19 e attraverso le rilevazioni speciali che l'Istat ha svolto nel 2020 vediamo quali sono stati gli effetti prodotti sia sugli aspetti più finanziari ma anche organizzativi e anche su quelle che è stata l'accelerazione della trasformazione digitale delle imprese, anche le strategie, le criticità in termini di piani di sviluppo. Rifaremo un accenno che avete già sentito nella sessione plenaria con l'intervento del direttore Kelly su profili di rischio e una breve conclusione. La pandemia, sappiamo tutti, è stato un evento improvviso, inaspettato, che per le sue caratteristiche epidemiologiche ha richiesto l'adozione di misure atte a contenere la diffusione, che nel nostro paese sono state praticamente tradotte in misure di PCM che hanno cercato praticamente di seguire quella che è stata l'evoluzione temporale delle onde pandemiche, in particolare quella iniziale, quindi la prima onda, quella della diffusione, quella invece autunnale, la seconda onda pandemica, ma anche a seguito quello che è stato praticamente l'evento di diffusione territoriale con interventi regionali. Questo va da sé che ha impattato fortemente sul tessuto produttivo del nostro paese, sulla vita economica delle imprese. Istat, per rilevare il fenomeno in corso, ha realizzato queste due rilevazioni speciali che sono praticamente avvenute in concomitanza con le due ondate pandemiche, quindi la prima e quindi l'indagine riguarda il mese di maggio e la seconda a fine di ottobre e di novembre. Lo ha fatto naturalmente ricorrendo a un campione di unità che nel caso delle tre regioni ha riguardato circa 20.000 unità, 90.000 come avete già preso visione nel corso della sessione plenaria di stamattina a livello Italia, con un campo di osservazioni coerente con quello del censimento permanente ultimo, quello che è stato svolto nel 2019. L'arrivo della pandemia praticamente determina una azione d'urto a livello governativo con un impatto con il lockdown che porta alla sospensione di quasi metà delle imprese toscane e umbre, poco al di sotto quelle dell'Emilia Romagna. Chiedo scusa. Nella seconda, naturalmente, la sospensione nel caso dell'Umbria è stata anche, diciamo, adottata per scelta dell'impresa per circa il 9,2%. Nella seconda ondata pandemica, lo vediamo praticamente dalla cartografia a destra, tra il 21 e il 25% sono le aziende parzialmente aperte nelle tre regioni, anche quelle sulle quali ci si è soffermati anche nell'esposizione in plenaria stamattina, con un rischio di non riaprire in questi terreni, in questi territori, tra l'1,2 e l'1,7% delle
La naturale, diciamo, conseguenza di queste sospensioni ha portato praticamente a una perdita del fatturato che ha riguardato praticamente oltre tra il, una perdita di oltre il 50% per il 40% delle imprese dei tre territori. Questo è successo proprio nel corso della prima ondata pandemica, a valle della prima ondata pandemica, quindi del periodo giugno-ottobre del 2020. Le perdite continuano, si sono tra il 10 e il 50% per circa il 47% delle imprese. Nel periodo dicembre 2020-febbraio 2021 rispetto al periodo precedente, le previsioni di variazione del calo sono praticamente confermate tra il 10 e il 50% per il 40% delle imprese e abbiamo un quinto delle imprese di questa regione che permangono nell'incertezza. Ma vi è una quota, il 5,1% delle imprese dell'Emilia Romagna, che dichiara che non sarà conseguito fatturato nel periodo di riferimento e un 20% di quelle umbre che la diminuzione sarà comunque più del 50%. Una piccola quota, anche se è abbastanza marginale, di imprese toscane, il 2,5%, invece vedono uno spiraglio di ottimismo con previsioni di variazione del proprio fatturato in aumento. Quali sono state naturalmente le motivazioni del calo del fatturato nel periodo giugno-ottobre, quindi parliamo sempre a valle della prima ondata pandemica, e lo è stato per circa due terzi delle imprese delle tre regioni, quindi i grafici sono esplicativi nel leggere i risultati delle valutazioni delle imprese durante la prima rilevazione. Lo è stata soprattutto legata alle restrizioni dovute all'attuazione dei protocolli sanitario. È stato per circa appunto un 60%, ma è stato anche in termini di calo della domanda nazionale, quasi metà del caso delle imprese toscane. E le imprese toscane, il 22,7%, nel calo del fatturato ha inciso anche la domanda, la flessione della domanda dall'estero, in particolare quella, diciamo, particolare, ed è inclusa in questo calo quella turistica che sappiamo praticamente va a incidere su un settore trainante di questa realtà. Situazione praticamente nel corso dei costi che hanno dovuto praticamente sostenere sia nel corso della prima ondata pandemica che nella seconda ondata pandemica le imprese sono state legate praticamente alla sanificazione, perché nel corso della prima ondata pandemica quasi tutte le imprese hanno dovuto adottare procedure di sanificazione degli ambienti di lavoro e anche di dispositivi di protezione individuale, ma il 70% l'ha fatto anche in termini proprio organizzativi e di processo. Lo è stato anche, ad esempio, per un 26% delle imprese dell'Emilia Romagna, lo è stato anche per le modifiche che sono praticamente state necessarie in termini di carico e scarico per i fornitori, per la Toscana il 35% anche in termini di formazione al personale, anche quello addetto alla sicurezza, e nel caso sia della Toscana che dell'Università, di azioni dovute sempre al contenimento della diffusione. Le misure, naturalmente, la pandemia arriva trovando la situazione organizzativa delle imprese in parte già con spazi adeguati, perché erano le condizioni, diciamo, di partenza per poter cercare di contenere la diffusione. Quindi circa un terzo delle imprese, il 60%, ha già situazioni di ambienti di lavoro adeguati. Invece un terzo deve adeguare, 13% a degli spazi non adeguabili. Nel corso della seconda ondata pandemica, durante proprio il lockdown, due quinti delle imprese delle tre regioni ricorrono praticamente, portano a compimento quelli che sono gli adeguamenti richiesti per contenere la diffusione.
Naturalmente le imprese, oltre ad adoperarsi in termini di riorganizzazione degli ambienti, hanno dovuto mettere in atto anche delle misure di gestione del personale, quindi delle politiche. E va da sé che nel corso della prima ondata pandemica si è cercato praticamente di salvaguardare le retribuzioni, quindi la maggior parte, quindi più del 60%, fino a oltre il 70% per quanto riguarda le imprese dell'Umbria, con il ricorso alla cassa integrazione. Nella seconda ondata pandemica, qui attraverso la seconda indagine, permane una quota di oltre il 40% di imprese che vi ricorre ancora, ma comunque si è leggermente abbassata. Ricorrono circa il 40% delle imprese dell'Emilia Romagna alle ferie e altre misure temporanee, anche le riduzioni di ore e turni è comunque una delle misure alle quali ricorrono più del 30% delle imprese dell'Emilia Romagna e della Toscana e dell'Umbria, come lo smart working, che in particolare vi ricorre più del 20% delle imprese dell'Emilia Romagna. Poi faremo un focus un po' su questo nuovo strumento che ha caratterizzato un po' tutte, in particolare anche quello che, per quanto è stato possibile, nell'ambito delle attività delle imprese. Nella seconda ondata pandemica le imprese cosa fanno? Iniziano a puntare anche sulla rimodulazione di giorni apertura, un po' vincolate anche, diciamo, dalle misure che vengono messe in atto a livello governativo, e si orientano sulla formazione. Altre misure che possono essere praticamente indicative, anche il fatto che comunque nel corso della seconda ondata pandemica l'1,7% delle imprese delle tre regioni ricorre alle assunzioni e il 4,3% ai licenziamenti. Nel corso della prima indagine, quindi in concomitanza della prima ondata pandemica, alle imprese è stato chiesto quanto praticamente il proprio personale svolgeva delle attività che potevano essere trasformate o comunque tradotte con modalità a distanza o smart working, e solo un quinto del personale lo era. Quindi questo ci fa capire anche le caratteristiche di quelle che sono le caratteristiche prevalenti, diciamo, delle imprese, in cui spesso le attività non sono, diciamo, delocalizzabili rispetto ai propri ambienti lavorativi dove si svolgono i processi. E rispetto a quello che sono stati gli effetti che poi sono stati raccolti nel corso della seconda indagine, si vede che la prevalenza, quasi metà, soprattutto delle imprese toscane e umbre, vedono come effetti positivi di questa modalità nuova di lavoro, soprattutto in termini di nuove tecnologie e benessere del personale, mentre meno lo è sulla produttività, sulle relazioni interpersonali. Tutto questo si è tradotto praticamente in una erosione, a partire dalla perdita del fatturato, a quelli che sono stati i costi sostenuti per, in termini di riorganizzazione di processi e di ambienti, in una erosione di quello che è praticamente la liquidità delle imprese. Liquidità che ha determinato praticamente l'accensione di un nuovo debito bancario, che nella prima ondata pandemica ha riguardato il 50% quasi delle imprese toscane e umbre, un po' più bassa per l'Emilia Romagna, e nel corso della seconda ondata pandemica in realtà non è che si è arrestato di molto, anche se comunque si è abbassato. Toscana ha continuato a riguardare, ne hanno fatto ricorso il 42,5% delle imprese, il 38% di quelle umbre, il 36% quelle dell'Emilia Romagna. Emilia Romagna che nel caso le imprese di questa regione, nel corso della prima ondata pandemica, il 24% di queste imprese fanno ricorso anche alla liquidità in bilancio e linee di credito, con qualche punto percentuale superiore sia alla media nazionale che delle altre due regioni, che vanno a incrementare, nel senso incrementano il numero delle imprese che ricorrono nella seconda ondata pandemica a questa liquidità in bilancio. Ma ci sono anche modifiche delle condizioni e termini di pagamento ai fornitori, che nel corso della prima ondata pandemica praticamente è uno degli strumenti ai quali ricorrono il 30% delle imprese toscane e umbre, e poi saranno il 22%
del corso della seconda ondata pandemica. Inoltre, circa metà delle imprese toscane e umbre hanno fatto anche ricorso a quelle che sono state le misure di sostegno della liquidità e del credito, e le difficoltà che hanno avuto di accesso sono state soprattutto i tempi di risposta delle banche, in particolare per un terzo delle imprese toscane. Qual è stato praticamente l'impatto che ha avuto i prestiti anche a garanzia pubblica? Perché a un certo punto le imprese hanno praticamente, per la propria sopravvivenza economica, hanno dovuto ricorrere ai prestiti assistiti da garanzia pubblica, e lo hanno fatto per il 44% delle imprese della Toscana, il 40% quelle umbre e il 38% quelle dell'Emilia Romagna, e quasi la totalità, l'80% delle imprese ha dichiarato che i prestiti sono stati erogati per l'ammontare richiesto. Ma vediamo quali sono, e quindi nel grafico lo si evidenzia bene i motivi per i quali l'impresa ha fatto ricorso a prestiti assistiti da garanzia pubblica, e lo hanno fatto fino al 94% delle, diciamo, una quota di 94% di imprese che hanno fatto ricorso per finanziare che cosa? L'attività corrente dell'impresa, perché quella che è stata praticamente, ha subito l'urto della immediato della pandemia, e anche per coprire il 60% delle imprese di tutte e tre le regioni, anche per coprire i costi fissi. Ma vediamo più a destra nel grafico che la metà delle imprese umbre lo fanno anche per aumentare le scorte di liquidità a scopo precauzionale, e metà di quelle invece toscane per ripagare i debiti in essere. E però ci sono anche quote di imprese che hanno dichiarato che non era necessario praticamente ricorrere ai prestiti assistiti da garanzia pubblica, e lo hanno fatto per circa il 24% delle imprese dell'Emilia Romagna, perché non è diminuito il fatturato. Il 22% è ciò che hanno dichiarato le imprese della Toscana, e il 20% quelle umbre. E una quota invece maggiore di imprese, fino al 28% di quelle dell'Emilia Romagna, ha dichiarato che, pur essendoci stata una riduzione di fatturato, perché l'abbiamo visto, e perché questo è stato la conseguenza, diciamo, la prima conseguenza di impatto economico sulla vita delle imprese, è stata che, nonostante la riduzione del fatturato, l'impresa aveva ampie disponibilità liquide. Però ci sono state anche il 12,7% delle imprese umbre che ha riscontrato invece eccessiva difficoltà per accedere alle misure. E una quota, anche se è contenuta nell'8,4%, comunque importante, è una motivazione significativa, perché l'indebitamento era già troppo elevato. Sabina, 4 minuti. 4 minuti, rapidamente vado più veloce, così recupero sul tempo. Naturalmente la pandemia ha fatto da acceleratore anche sulla digitalizzazione, naturalmente non ha fatto su quelle che erano tecnologie di connessione già avviate, ma soprattutto quelle di comunicazione interna e esterna, lo vedete dai punti gialli e verdi, lo ha fatto in modo particolare l'Umbria. Gli effetti che sono praticamente previsti da parte dell'impresa dall'emergenza fino al 2020 e fino a giugno 2021, quindi barre viola rispetto ai punti rossi che fanno riferimento fino a giugno 2021, sono praticamente gli effetti, tutti dichiarano più del 50% delle imprese che mancherà liquidità. Nella seconda ondata pandemica anche la riduzione della domanda nazionale. Per la Toscana rimane praticamente quasi invariata quella percentuale del 20% di imprese che dichiarano, sia durante la prima che la seconda, diciamo, ondata, quindi le due indagini, che soprattutto si ridurrà la domanda dall'estero. Ma ci sono anche una quota del 40% di imprese che attribuisce l'effetto alla riduzione
della domanda dovuta all'attuazione dei protocolli. Le strategie sono state durante la prima e seconda ondata, quindi barre rispettivamente, barre verde e punti rossi, alla riorganizzazione dei processi, ma anche in particolare nel corso della seconda, cioè diciamo che prevedono di adottare fino a giugno 2021, soprattutto rivedere i propri processi nell'ambito delle proprie attività non connesse all'emergenza. Però ci sono anche una quota significativa di imprese, 45% dei territori, che non prevedono nessuna strategia, e il 2,5% delle imprese toscane prevede anche di ampliare e modificare i paesi di destinazione dell'export, e un 3% dell'Emilia Romagna invece con investimento sul piano Industria 4.0. I piani di investimento, le variazioni sulla spesa in termini di investimento, un quinto delle imprese prevede che diminuirà, anche se abbiamo un numero del 5,8% che prevede un aumento più del 10%, gli ambiti di variazione rimangono più o meno nelle aree rilevanti per l'impresa non invariate, soprattutto per quanto riguarda il capitale umano, la responsabilità sociale, quindi vediamo le quote interessate dalle imprese di tecnologie di digitalizzazione, e in termini di piani di sviluppo fino a giugno, quindi a fine del semestre dell'anno che stiamo vivendo, le criticità, metà delle imprese toscane lo riscontrano sul mercato nazionale e il 14% sempre delle imprese di questo territorio lo trovano su quello estero, un terzo delle imprese toscane invece trovano criticità anche nella liquidità della gestione delle fonti di finanziamento, delle ombre, un 12% anche della pianificazione strategica e un 3% della gestione della filiera della catena del valore. Nell'ambito delle imprese dell'Emilia Romagna invece il 13% trova che proprio la criticità che rappresenta i piani di sviluppo fino a giugno 2021 diventa anche l'interpretazione e l'applicazione dei provvedimenti dell'emergenza sanitaria, e il 4% anche sull'approvvigionamento dell'input produttivo. Questo che vediamo qui in realtà l'abbiamo visto ben esposto nel dettaglio dal direttore Kelly in sessione plenaria stamattina, ed è consultabile nel rapporto sulla competitività dei settori produttivi, i quali possiamo praticamente a occhio subito scorgere quelli che sono praticamente segmenti produttivi che sono stati poi quelli fortemente colpiti dalla crisi sanitaria, che praticamente ha toccato i territori quindi in cui c'è maggiore specializzazione, lo vediamo nel caso proprio della Toscana, ma anche l'Emilia Romagna per quanto riguarda le attività culturali e sportive. E all'interno del rapporto è stato praticamente, come è stato esposto dal direttore Kelly, sono state fatte delle profilazioni di impresa proprio per vedere, diciamo, il rischio delle imprese in termini di alto, medio, medio alto, medio basso e basso, e i nostri territori che abbiamo praticamente esaminato insieme mostrano Emilia Romagna e Toscana un medio alto rischio combinato, invece l'Umbria un alto rischio combinato. In conclusione, che cosa emerge dalle due rilevazioni? Che la perdita e incertezza sul fatturato, i vostri occhi possono scorgere i valori sullo sfondo, porta alla richiesta fabbisogno di liquidità, quindi creazione di nuovo debito bancario, rischio di sostenibilità dell'attività, rischio anche di tenuta del mercato nazionale estero. Però in realtà le imprese, queste sono rischi di tenuta, ma ci sono anche delle strategie che le mettono in atto, anche se sono più contenute in termini di ampliamento, in termini diciamo numerici delle imprese coinvolte in queste strategie, di ampliamento dei canali di vendita, di investimenti in tecnologie di digitalizzazione, che abbiamo visto con l'intervento precedente, che in realtà già prima c'erano praticamente avviate in alcuni territori, intensificazione delle reti e la spesa per investimento. Spero di essere rimasta nei tempi e vi ringrazio per l'ascolto. Grazie Sabina, anche per il rispetto dei tempi. Diamo ora la parola al territorio. Interviene per primo Matteo Beghelli, del Centro Studi Monitoraggio dell'Economia e Statistica Union Camere Emilia Romagna. Prego Matteo, grazie. Grazie, bene. Bene, buongiorno a tutti anche da parte mia, chiaramente. Già stato detto, mi chiamo Matteo Beghelli e lavoro per il Centro Studi Economici di Union Camere Emilia Romagna.
Come prima cosa permettetemi di ringraziare Istat per avermi invitato come rappresentante del sistema camerale dell'Emilia-Romagna a far parte degli speaker di questo evento di oggi. D'altronde la mutua collaborazione tra Camere di Commercio ed Istat è sicuramente di lunga durata e ha dato nel tempo degli ottimi risultati. Quindi un grazie sentito da parte mia, da parte di Union Camere e di tutte le Camere di Commercio della Regione. Questa mia presentazione deve contemperare, diciamo, due esigenze sostanzialmente contrapposte. Da una parte quella di trasferirvi la significatività del lavoro di monitoraggio che facciamo sull'economia locale e regionale, e dall'altra quella di l'esigenza di sintesi. Per risolvere questa contrapposizione, diciamo, di interessi, come si fa? Si cerca sostanzialmente di focalizzarsi, questo è il tentativo che cercherò di fare, su alcuni contributi specifici che le nostre analisi possono dare alla giornata di lavoro di oggi, che possono essere di interesse per i temi trattati oggi. Come prima cosa, diciamo, ci inquadriamo da un punto di vista proprio di posizione rispetto a quelle che sono la copiosa produzione di statistica da parte di Istat per quel che riguarda in specifico il censimento permanente delle imprese. Da questo punto di vista il sistema camerale si colloca, diciamo, a monte, nel senso che noi, le Camere di Commercio, gestiscono e aggiornano il registro delle imprese, che poi è uno degli strumenti amministrativi che confluisce all'interno della rilevazione censuaria permanente. Ci collochiamo poi a valle tra gli utilizzatori dei dati che arrivano da queste elaborazioni di Istat per svolgere il nostro ruolo di monitoraggio dell'economia, spesso in relazione con mettendo questi dati in relazione con altre basi di dati a nostra disposizione, ma ci collochiamo anche, diciamo, a latere. Perché per adempiere al nostro ruolo di monitoraggio dell'economia locale realizziamo, spesso in collaborazione con altri stakeholder locali, diversi osservatori e diverse attività di monitoraggio, dal turismo all'agricoltura, al credito, ma nella giornata di oggi rileva la rilevazione congiunturale che Union Camere Emilia Romagna realizza ogni trimestre in collaborazione e per conto con delle Camere di Commercio della nostra regione, l'Emilia-Romagna. Nell'ambito di questa rilevazione, durante il corso del 2020, sono state realizzate diverse sezioni tematiche di approfondimento, quindi diverse verticali, che hanno avuto come oggetto di riferimento il Covid e le sue conseguenze sulle imprese del nostro territorio. Qui vedete, diciamo, una panoramica molto generale dell'effetto che è stato che si è avuto nel corso del 2020 sulla produzione industriale delle imprese del nostro territorio. Chiaramente l'impatto maggiore è stato quello del secondo trimestre del 2020, quello della grande paura, sostanzialmente, quando non si sapeva che estensione avrebbe avuto il Covid. Con una diminuzione della produzione industriale di oltre il 19%, diminuzione che poi è andata attenuandosi nel corso del terzo e del quarto trimestre del 2020, registrando valori, per quanto pesantemente negativi, comunque che non si distanziano così tanto come hanno fatto quelli del secondo trimestre rispetto all'anno precedente. Chiaramente non tutti i settori si sono comportati nello stesso modo, qui vedete rappresentati due estremi, diciamo, dello spettro della situazione. Da una parte, fra i settori di specializzazione della nostra economia regionale dell'Emilia-Romagna. Da una parte l'industria alimentare, che ha registrato una contrazione nel secondo trimestre inferiore alla metà di quella che ho appena citato per il complesso dell'industria regionale, per poi chiudere l'anno con dei valori sostanzialmente simili a quelli del 2019. Chiaramente la crisi si è sentita anche per questa industria, tanto che infatti al momento non ci sono ancora stati dei rimbalzi produttivi tali da ripianare le perdite avute nel secondo e nel terzo trimestre del 2020. Dall'altro estremo dello spettro, troviamo invece la moda, il tessile abbigliamento, che ha fatto registrare le intensità più elevate di riduzione durante i trimestri del 2020. Anche il commercio ha registrato contrazioni notevoli delle proprie vendite, che sono andate di pari passo con l'estensione della pandemia e le conseguenti attività di chiusura delle attività economiche. Questo, diciamo, come panorama generale di situazione produttiva a seguito del Covid. D'altra parte,
vi avevo accennato alle sezioni tematiche, quindi agli approfondimenti che abbiamo realizzato sul tema del Covid durante il corso del 2020. Allora, in questa slide ho cercato di riassumere i risultati principali di queste sezioni tematiche. Le variabili che sono state considerate le vedete elencate in maniera, diciamo, esemplificativa lì sotto e sono le più varie. Si va dagli ordini al fatturato nazionale ed estero, alle variazioni di produzione, ma anche agli impatti sulla struttura produttiva, sulla catena del valore, della subfornitura, sull'uso degli spazi aziendali, l'organizzazione del lavoro, i tempi e i metodi del lavoro, effetti sull'occupazione, quindi l'orario di lavoro, la riduzione eventuale del personale, i mancati rinnovi contrattuali dei contratti a termine, il rinvio delle assunzioni, l'utilizzo della CIG, quindi degli strumenti di sostegno al reddito, lo smart working. Approfondimento anche sulla situazione finanziaria, quindi il rapporto con le banche, ma il rapporto con le imprese fornitrici e creditrici. Fino ad arrivare alle reazioni messe in campo dalle imprese per fronteggiare la crisi generata dal Covid in termini di ricerca di mercati, prodotti e servizi. Allora, lo sforzo, diciamo, di sintesi che ho cercato di realizzare è stato quello di, diciamo, clusterizzare i diversi settori di specializzazione produttiva della nostra economia in alcuni gruppi, identificando i gruppi, diciamo, di settori che hanno risentito per quanto molto, comunque meno, della problematica del Covid, fino a quelli che ne hanno risentito di più. Senza grosse sorprese, anche in considerazione di quanto detto prima relativamente alla produzione industriale, il settore che ne ha risentito relativamente meno è stato l'alimentare, quello che per contro ne ha risentito di più è stato sicuramente quello della moda, in mezzo a tutti gli altri settori, a partire da quelli un po' meno toccati come la meccanica, i metalli e le altre industrie, fino ad arrivare a quelli più toccati come il mobile, legno, commercio e costruzioni. Si conferma chiaramente il problema del dimensionale, come già stato annunciato dai colleghi dell'Istat, e anche il problema delle imprese artigiane che ne hanno risentito maggiormente. Ecco, una cosa però che voglio specificare anche questa volta è che anche le imprese alimentari, che appunto ne hanno risentito meno degli effetti del Covid, dalle nostre rilevazioni risultano avere avuto per esempio una comunque grosso aumento delle problematiche, per esempio finanziarie. Vi basti pensare che il numero delle imprese che non è riuscita, di questo settore, che non è riuscito puntualmente a far fronte ai propri impegni con il sistema bancario, quest'anno è stato il 17%, mentre nel 2019 questa cifra era limitata al 3%. Nei confronti dei rapporti con le imprese clienti, quindi la puntualità dei pagamenti, addirittura un quarto delle imprese di questo settore ha registrato dei ritardi e chiaramente gli altri settori purtroppo ne hanno risentito ancora maggiormente. Allora, in termini di situazione finanziaria, ho deciso di concentrarmi diciamo su uno degli approfondimenti tematici che realizziamo ormai storicamente all'interno della nostra congiuntura, che è quello relativo al rapporto tra imprese e credito. Questo perché, scorrendo, diciamo, appunto la produzione dettagliata, molto importante, che è stata fatta relativamente ai dati sia delle conseguenze Covid, sia del censimento, ho notato appunto che vi era questo approfondimento sul credito. Quindi ho valutato interessante che fosse diciamo opportuno concentrarsi sull'evoluzione di questo importante rapporto tra imprese e credito, perché chiaramente il rapporto tra chi ha risorse da investire e chi ha idee per investire queste risorse è assolutamente fondamentale per lo sviluppo di un territorio. Noi monitoriamo due tipologie di variabili dal 2010, che sono variabili di costo del credito e variabili di accesso al credito. Come potete notare, entrambe queste tipologie di variabili hanno raggiunto il loro minimo storico in termini di soddisfazioni da parte delle imprese, perché quella che vedete riportata qui è l'andamento del peso delle imprese che si dichiarano soddisfatte dei parametri evidenziati. Quindi dicevo, tutte e sei le variabili raggiungono il minimo fra il 2000, storicamente, dal 2012 e 2013, a valle della crisi finanziaria generata dai debiti sovrani. Di lì poi la situazione migliora progressivamente e raggiunge, diciamo, un massimo relativo tra il 2018 e il 2019.
Da quel momento in poi però la vicenda, la storia dei due tipi di variabili si divarica, perché da una parte durante il corso del 2020 il livello di soddisfazione registrato dalle imprese nei confronti delle variabili di costo è addirittura migliorata. Questo sul momento ci ha molto sorpresi, però in realtà leggendo quello che è successo alla luce, questo dato alla luce di quello che è successo, in realtà si trova una spiegazione. Andamento invece, di cui parlerò fra un attimo, andamento invece opposto per quel che riguarda le variabili di accesso del credito, che sono peggiorate nel corso del 2020. Allora, qual è il motivo? Il motivo è da ricondursi al modo in cui è stata affrontata questa crisi, da mettere in contrapposizione al modo in cui fu affrontata la crisi del 2011. La crisi che stiamo ancora vivendo è una crisi che ha natura profondamente esogena, non ha una natura economica, e tutta l'attività, diciamo, sia di politica finanziaria, di politica fiscale a livello nazionale, con l'attenuazione del patto di stabilità a livello europeo, e di politica invece monetaria a livello BCE, è stata improntata alla contrastare gli effetti economici di questa crisi esogena. Questo ha permesso di tenere assolutamente sotto controllo la variabile di costo dell'accesso al credito. Chiaramente invece la situazione è molto diversa per le variabili di accesso. Perché? Perché improvvisamente, da una settimana all'altra, dopo la metà di febbraio, anche un giorno, due giorni di slittamento nei tempi di valutazione della richiesta di credito sono diventati variabili di vita e di morte per le imprese. Ed ecco perché le variabili che hanno risentito negativamente di questa situazione sono sicuramente state quelle di accesso, e particolarmente critica è stata la variabile dei tempi, come già stato anche sottolineato dalla collega di Istat, dei tempi di risposta, ma anche degli strumenti finanziari messi in campo dagli istituti di credito per venire incontro alle richieste delle imprese. Aspetto che vorrei riprendere è quello della trasformazione digitale. Su questo argomento noi abbiamo realizzato recentemente, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e con Arter, un lavoro di approfondimento sulla trasformazione digitale delle imprese, in particolar modo delle imprese del settore agroalimentare. Questo perché questo tipo di imprese, come anche le altre, stavano affrontando appunto la propria trasformazione digitale proprio nel momento in cui si vedevano gli effetti della crisi. E che cosa è risultato? Gli aspetti che sono stati analizzati da questa indagine sono molteplici, sono tanti altri tra quelli che ho detto, e chiaramente qui non li posso nemmeno sintetizzare, ma mi voglio concentrare su due aspetti. Il primo aspetto è relativo al fatto che il fatturato dell'e-commerce durante il 2020, durante l'anno del Covid, è aumentato in media fra le imprese del settore agroalimentare del 55%, quindi un aumento, diciamo, medio notevole. Però questo aumento non è equamente distribuito fra tutte le imprese. Qui vediamo un po' questo tema, diciamo, della chiamiamola clusterizzazione, della diseguaglianza di cui si parlava anche, diciamo, a livello durante la sessione nazionale dei lavori di oggi, fra gruppi di imprese. Vi è un gruppo di imprese che comunque sia non ha registrato, anche fra coloro che si occupano del business to consumer, quindi di chi vende direttamente al cliente finale, non ha registrato forti aumenti del proprio fatturato online. Altri invece hanno registrato un aumento di 2-3 volte del fatturato. E anche rimanendo appunto all'interno delle imprese B2C, circa una metà non ha registrato aumenti del valore del commercio elettronico. Ultima, diciamo, aspetto che voglio considerare prima di restituire la parola è relativo all'altra posizione che occupiamo all'interno rispetto alla produzione di dati di Istat, cioè quella a valle. Anche noi abbiamo in programma, speriamo di poterlo fare a breve, di integrare le risultanze del censimento all'interno delle banche dati che utilizziamo per monitorare l'economia locale. Qui ne vedete citata una fra tante, che non scendo nel dettaglio perché sono tutte online, quindi non c'è bisogno. Semplicemente volevo solo dire che questa, diciamo, collaborazione che abbiamo in essere con Istat per il tramite del Sistan è uno di quegli esempi nel quale la collaborazione fra enti fa sì che uno più uno faccia qualcosa più di due, perché chiaramente grossa parte del nostro lavoro di monitoraggio
ancoraggio dell'economia locale non sarebbe possibile se non vi fosse la produzione di dati da parte dell'Istat. E quindi chiudo il mio intervento ringraziando ancora una volta Istat per la sua collaborazione da parte non solo mia e del mio ente, ma di tutte le Camere di Commercio dell'Emilia Romagna, ma credo anche di tutto il territorio nazionale. Quindi vi ringrazio per l'attenzione e auguro a tutti noi e a tutti voi un buon proseguimento di lavori. Grazie mille, in particolar modo per aver richiamato anche l'importanza della collaborazione interistituzionale Istat sistema camerale, che storicamente ha sempre dato buoni frutti. Passo subito la parola a Nicola Ciclone, che è vice direttore del IRPET, per continuare, diciamo, il punto di vista del territorio, in questo caso relativamente alla regione toscana. Grazie Nicola. Grazie a voi, grazie per questo invito e buongiorno a tutti. Sono già state dette molte cose, molti numeri sono stati illustrati, evito di aggiungerne altri perché rischierei, diciamo, a questo punto di essere un po' ripetitivo, e quindi preferisco dare, come dire, una lettura d'insieme del momento del sistema produttivo, in particolare di quello toscano, naturalmente attingendo ai dati che sono oggi stati presentati e anche poi altri dati di varia fonte e natura che abitualmente utilizziamo in IRPET nelle nostre analisi. Parto, diciamo, inverto un po' l'ordine delle vostre presentazioni, parto, diciamo, dalla congiuntura, no? Su cui, diciamo, i dati sono appunto molto chiari, tutto quello che oggi abbiamo visto potrebbe bastare. Tuttavia, diciamo, se noi leggiamo tutti questi dati sotto una chiave interpretativa unitaria, sotto una chiave unitaria, diciamo, di lettura, se proviamo a coglierne, leggendoli insieme, le implicazioni di tipo prospettico e se infine appunto sottolineiamo, evidenziamo la simmetria degli effetti recessivi della crisi, il quadro che se ne ricava forse risulta ancora più problematico magari di quello che possiamo ricavarne guardando ciascuna statistica nella sua presa a sé, nella sua portata esplicativa. Dico questo perché è come se vi fossero dei potenziali costi, diciamo, ancora non emersi e una complessiva maggiore vulnerabilità, una maggiore esposizione, diciamo, alla vulnerabilità del sistema economico e di quello produttivo a seguito naturalmente della fase che stiamo vivendo. Provo a spiegarmi meglio. In Toscana, diciamo, noi abbiamo perso circa 12 punti di PIL, questo ci dicono i nostri modelli previsivi, quindi molto più dell'Italia perché noi siamo più specializzati nella produzione di beni di consumo semidurevole che più dei beni intermedi, no? Hanno subito la caduta della domanda, in particolare della domanda estera, e poi perché da noi è molto rilevante la spesa turistica. 12 punti sono tanto, sono più di quanto avevamo perso nella precedente recessione, quella del 2009, quando perdemmo in termini di PIL non più di 4 punti percentuali. Però, diciamo, se poi io guardo le varie statistiche, vedo che 12 punti di PIL è quello che io osservo, ma osservo anche, secondo quanto ci dice l'Istat, un punto appena di caduta dell'occupazione. Se guardo ai redditi delle famiglie, secondo i nostri modelli, scendono non più di 3,7-3,8 punti il reddito disponibile delle famiglie. Se guardo un'altra statistica, il numero per esempio delle imprese attive, quindi dati di demografia dell'impresa, vedo che il calo delle imprese attive è trascurabile, meno 0,4%. Ma com'è possibile tutto questo? Cosa c'è dietro, diciamo, questa apparente contraddizione? Dietro c'è il tema che è quello del congelamento, che un po' emerge anche da tutto quello che avete presentato, che è un congelamento a tutti i livelli. Nel mercato del lavoro, se noi traduciamo in addetti, ad esempio, i dati delle comunicazioni obbligatorie del lavoro, la Toscana ha perso circa 23.000 addetti, ma 95.000 sono quelli che noi abbiamo congelato con la cassa integrazione. Se ricompongo questi numeri in termini di volume di lavoro, abbiamo 117.000 addetti in meno, sono circa l'11% un volume di lavoro che è molto vicino al 12% che noi che è la caduta del PIL. Però tuttavia questa mole di lavoro congelato, sospeso, diciamo, è appunto sospeso, appunto, in attesa degli eventi appena cesserà il blocco dei licenziamenti, quindi è un po' una spada di Damocle che abbiamo sopra la nostra testa. Lo stesso, abbiamo perso 12 punti di PIL, ma appena 3,7 punti nella distribuzione, nel reddito disponibile delle famiglie. Questo grazie a tutti i bonus, il reddito di emergenza, i sussidi, che però non potranno essere replicati evidentemente a lungo, anche nel 2021, con la stessa consistenza con cui sono stati erogati nel 2020.
È vero, poi se guardo la demografia di un'impresa, ci mancano circa 5.000 nuove imprese nate rispetto ai livelli abituali, però non abbiamo avuto un boom delle cancellazioni. È vero che non sappiamo se queste imprese ancora attive siano davvero operative, ma è probabile che tutta la vasta mole di finanziamenti, di garanzie che sono state messe in cambio possa anche aver contribuito a rinviare chiusure che però non è detto che siano state scongiurate per sempre. Quindi gli effetti potrebbero vedersi più avanti e questo potrebbe dire che potrebbero esserci ancora, diciamo, qualche brutta sorpresa. Quindi c'è stato, diciamo, un forte tamponamento dei costi che restano sotto traccia, sottesi e che in qualche modo non sono stati ancora risolti da questo punto di vista. Anche perché, diciamo, se noi guardiamo le previsioni, i nostri modelli ci dicono che, per esempio, la Toscana crescerà in 3 anni circa 9 punti percentuali in termini di PIL, però quindi 3 anni significa crescere meno di quanto abbiamo perso in un anno. Consideriamo che non avevamo ancora recuperato i costi della precedente recessione, quindi se quindi mettiamo insieme tutte queste cose c'è il rischio che il bilancio definitivo, diciamo, non sia ancora completo. E questo però sono un aspetto del problema. Poi c'è quell'altro aspetto che va considerato e che non attiene alla dimensione del problema, ma anche alla sua distribuzione, perché è vero che noi abbiamo tutta una serie evidente di costi che sono molto pervasivi. Il terziario è stato colpito quasi quanto la manifattura, in alcuni casi più della manifattura, però diciamo, c'è tutta un'ampia eterogeneità, appunto, nella manifattura molto peggio la moda e la meccanica, molto meno peggio l'industria alimentare o la farmaceutica, nel terziario male tutti i servizi legati al tempo libero, il turismo, no? Invece meglio i servizi avanzati legati alla vendita dei servizi di informatica, ad esempio. E non solo, diciamo, queste differenze riguardano i settori, anche dentro i settori, perché se guardiamo un po' anche dentro i settori, poi alcune analisi che abbiamo condotto ci dicono che effettivamente poi i soggetti più colpiti da un punto di vista delle imprese sono quelli che erano privi di una propria politica commerciale, di un proprio presidio, no, sul mercato finale di destinazione dei beni, diversamente da chi aveva, che poteva contare sul commercio online. Invece chi per esempio aveva dei canali di commercializzazione esclusivamente fisici ha sofferto molto 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 di più, così come, diciamo, ci sono molte imprese che hanno sofferto anche perché hanno avuto difficoltà, diciamo, a reperire sui mercati materie prime, molte imprese della meccanica, dei mezzi di trasporto, della metalmeccanica, quando invece altre, diciamo, viceversa, addirittura hanno conosciuto, come dire, una crescita della propria produzione e attività, come ad esempio la camperistica. Quindi c'è una simmetria di effetti che ha però contribuito ad aumentare la fragilità del sistema. Perché dico questo? Perché da un lato c'è una fragilità del momento, no? È ovvio che se, per esempio, secondo quanto ci dicono le nostre stime, l'indice di produzione manifatturiera in Toscana è calato di 15 punti, una cosa è che questo 15 punti diventa però un 30% per alcuni settori e un 5% per altri. È chiaro che chi segna meno 30% rischia di non ripartire o di non resistere. Poi c'è una vulnerabilità anche, forse ancora più, che deve destare attenzione, che è quella di prospettiva, no? Perché anche questa è aumentata ed è la vulnerabilità che si ha quando a essere colpiti sono i soggetti diciamo più forti e quelli su cui noi dovremo poggiare, diciamo, la ripartenza, no? Se in Toscana, come è accaduto, soffrono di più i territori forti, Firenze, la Toscana centrale, soffrono di più i distretti, i territori, i sistemi locali del Made in Italy, che sono poi il cuore pulsante dello sviluppo, è come dire che vengono ferite in modo importante quelli che sono gli assi su cui noi dovremmo ripartire e costruire il futuro. Quindi è bene che quelle ferite siano rimaginate velocemente. Abbiamo fatto un'analisi, per esempio, sulle imprese, un'analisi del tutto orientativa, che però, diciamo, ha provato a stimare effettivamente il rischio di inattivazione, legandolo all'evoluzione di alcune variabili come il margine operativo lordo, la produttività, il fatturato e l'export. È un esercizio incompleto perché, diciamo, nelle nostre stime non abbiamo controllato anche per alcune variabili importanti, invece, come le variabili finanziarie. Però è un esercizio che pur
come dire, ha questo, alcuni diciamo che va preso con un granello di sale, però diciamo ci restituisce alcune informazioni utili. E in particolare ci fa vedere, per i dettagli l'invio al nostro rapporto di ricerca, che potete scaricare sul nostro sito, che fondamentalmente è salito per tutte le imprese, nel 2020, per tutte le imprese toscane, il rischio di inattivazione. Se noi mettiamo in un grafico in ascissa i valori di questo rischio di inattivazione, in ordinata la distribuzione cumulata alle frequenze delle imprese, vediamo che la curva si è spostata a destra. È un rischio che mi sembra che sia passato, diciamo, come rischio di inattivazione al 6,5%, quindi si è aumentato di almeno 2,5 punti, 3 punti rispetto, diciamo, alla situazione pre-Covid. La cosa interessante è che se noi tracciamo una soglia, diciamo, e vediamo quali sono le imprese che sostanzialmente hanno oltrepassato una soglia di vulnerabilità, noi vediamo che è vero che queste sono le imprese e le aziende più piccole, sono le imprese non esposte sui mercati internazionali in quota maggiore, sono le imprese meno produttive, ma c'è una quota non trascurabile di imprese, ad esempio il 10% delle imprese che oltrepassano la soglia di vulnerabilità a seguito della pandemia sono imprese che operano sui mercati internazionali. Il 15% delle imprese che sono andate oltre la soglia critica ha più di 10 addetti. Il 5% delle imprese che hanno oltrepassato, diciamo, la soglia di vulnerabilità sono imprese che hanno una produttività superiore alla mediana di settore osservata in tempi normali. E allora quindi, quando anche chi ha le caratteristiche potenzialmente più virtuose, diciamo, non è stato esente, no, dallo scivolamento all'indietro, è chiaro che ne risulta una maggiore debolezza del sistema, nel senso che tutto questo potrebbe ripercuotersi sul sentiero di crescita dell'economia, almeno, diciamo, dell'economia toscana, sicuramente, perché l'esercizio riguarda naturalmente le imprese e il sistema produttivo toscano. Finora le imprese, diciamo, come hanno reagito? Hanno reagito, appunto, come avete evidenziato voi, no? Hanno dato risposte di resilienza, hanno abbassato i prezzi, hanno ridotto la produzione, cercato di smaltire i magazzini, piuttosto che dando risposte di tipo strategico, cioè si è stretta, come dire, la cinghia piuttosto che adottare comportamenti di tipo strutturale, cercando di minimizzare e ottimizzare i vari costi di produzione, i costi di magazzino e di resistere alle difficoltà. Certo che la resilienza può avere un tempo limitato, non può durare in eterno. Allora, tutto questo, diciamo, è chiaro che quindi noi dovremo poi superare questa sfida, questa fase emergenziale e magari, diciamo, utilizzare questa fase per riflettere a fondo su quelli che sono alcuni limiti strutturali che da anni poi caratterizzano naturalmente il nostro sistema produttivo, il nostro sistema economico. E vengo alla seconda relazione, che poi in realtà è la prima relazione di Istat, sui dati del censimento permanente, in cui questi limiti, alcuni di questi limiti emergono tutto in modo assai chiaro, no? Il nanismo, il familismo d'impresa, la dipendenza molto forte dalle fonti di finanziamento esterno, la bassa propensione all'innovazione, la formazione, no? Tutto il basso uso di tecnologie digitali, non è che ha un quadro, diciamo, complessivamente virtuoso, anche perché poi mancano tutte le imprese, almeno in Toscana, che sono consistenti, le imprese con meno di 3 addetti che in realtà rischiano appunto di peggiorare i tratti meno virtuosi del sistema produttivo. Tuttavia, diciamo, uso pochi secondi, credo mi restino, per dire due cose, due cavò sull'interpretazione, diciamo, di questi dati. La prima considerazione è che la manifattura non sono i servizi non sono la manifattura, cioè viceversa. Intendo dire questo. Vi è una eterogeneità di situazioni che attraversa i settori produttivi, che in parte è stata messa in evidenza, ma che va ancora più sottolineata, perché molti di quei tratti di fondo meno dinamici e virtuosi del sistema produttivo sono tratti che noi, come dire, nella maggior parte, almeno in Toscana, diciamo, sono attribuibili più al terziario che al sistema manifatturiero. E lo dico perché, appunto, poi spesso viviamo un paradosso di vedere attribuito a tutto il sistema produttivo, in modo generalizzato, alcuni giudizi, diciamo, o di scarsa innovazione, o di scarsa produttività, o di arretratezza, che poi riguardano, è vero, una parte
forse numericamente più consistente delle imprese toscane, ma che non sono tutte, altrimenti per esempio non spiegheremo perché tutta la fase pre-Covid la Toscana mostrava dinamiche, livelli delle esportazioni simili a quelli, diciamo, delle migliori e più avanzate regioni tedesche. E quindi minimo, quindi tutte queste analisi richiedono una lettura di forte dettaglio settoriale. Seconda considerazione che attraversa i settori, che guarda dentro il sistema manifatturiero. Anche qui avverto un timore che sicuramente, diciamo, nell'interpretazione, diciamo, di questi dati sarei cauto, certamente non l'ho fatto l'Istat, però diciamo ho un atteggiamento che trovo diffuso quando si utilizzano questi dati, ecco, un atteggiamento, diciamo, che spesso si è tentato di attribuire in modo meccanico, diciamo, alcuni di questi limiti che sono stati ben evidenziati, naturalmente alcune di queste caratteristiche sono state ben evidenziate, diciamo, nelle presentazioni di Istat, alla specializzazione del sistema manifatturiero nei settori di attività tradizionali e al ruolo predominante, diciamo, delle piccole imprese. Con un rischio, diciamo, di banalizzazione da questo punto di vista. Talvolta, appunto, si sente dire che basterebbe avere la dimensione, per esempio, delle imprese tedesche per essere più digitalizzati, per avere un capitale umano più qualificato, oppure per avere imprese comunque più a produttività maggiori. E che è un po' un rischio, diciamo, di banalizzazione, perché certamente la dimensione conta ed è evidente, così come conti la specializzazione produttiva, però non è che sia una regola meccanica, perché il vantaggio, come dire, che è associato alla dimensione e alla specializzazione, diciamo, non tipica della produzione, può anche essere controbilanciato, diciamo, da altri fattori che possono innescare naturalmente dinamiche competitive. Noi abbiamo fatto alcuni studi da cui si vede che effettivamente esiste anche in una realtà di piccola impresa come quella toscana un mondo di piccole imprese, come dire, più evolute, che effettivamente, pur operando o anche negli stessi settori più tradizionali della produzione manifatturiera toscana, comunque mostra una propensione alla formazione, all'uso dei processi digitali o all'uso, all'impiego di capitale umano più qualificato, quasi quanto uguale alle medie e grandi imprese, perché magari sono collegate quelle piccole imprese alle grandi catene internazionali del valore, o perché, diciamo, sono state indotte e spinte a introdurre elementi di dinamismo dalla pressione competitiva. Quindi, diciamo... Scusa, 2 minuti. Sì, ho finito. Ecco, l'unica, diciamo, la concludo dicendo questo, appunto, nell'interpretazione di questi dati, quindi bisogna stare attenti a evitare, come dire, relazioni... meccanicistiche, cioè le relazioni causali fra comportamenti e risultati da un lato e le caratteristiche di imprese dall'altro non sono così univocamente determinate e soprattutto non sono così univocamente determinate nelle conseguenze. Vorrei evitare quindi conseguenze del tipo che a volte si sente ascoltare: i distretti che un tempo erano punti di forza oggi sono un freno all'accumulazione di capitale e all'innovazione, oppure che il nostro modello di sviluppo non è più adeguato o non è adeguato al necessario adeguamento tecnologico. Che in parte può anche essere vero, ma credo, appunto, come sia, da un lato, come è doveroso per Istat, no, di continuare a monitorare i comportamenti, i dati e le strategie delle imprese in modo da fornirci un quadro molto aggiornato e completo di conoscenza, altrettanto doveroso perché poi li utilizza quei dati, e quindi tutti gli studiosi che li utilizzano, di approfondirne le interpretazioni con studi e analisi che siano in grado di cogliere l'eterogeneità delle situazioni e conseguentemente poi anche tradurle nelle indicazioni di policy corrispondenti. Grazie. Grazie mille, sempre un piacere ascoltare le linee interpretative dell'IRPET anche sulla base dei modelli molto complessi di analisi che hanno a disposizione. Passiamo all'ultimo intervento di Luca Ferrucci, professore ordinario del Dipartimento di Economia dell'Università di Perugia, che spero possa anche fornirci un quadro di sintesi su tutti i numeri che abbiamo visto questa mattina.
Ricordo, c'è ancora la possibilità, se c'è bisogno, di scrivere in chat per qualche domanda o considerazione finale. Grazie Luca. Sì, grazie, grazie anche dell'invito. Come dire, io ovviamente eviterò di portare nuovi numeri perché è stata una mattinata a partire dalla sessione plenaria assolutamente molto ricca di numeri che sono stati forniti dall'Istat molto interessanti. Ora, quando ci troviamo davanti a una massa così imponente di numeri, il primo rischio cognitivo è quello del disorientamento, che è legittimo, è comprensibile umanamente. Cioè il problema è quello di provare a costruire un fil rouge interpretativo che possa, non dico tenerli assieme tutti, però insomma possa avere una sua robustezza di analisi e quindi una sorta di bussola che ci orienta in questi numeri. Quello che questa mattina l'Istat tra la sessione plenaria e questa sessione dedicata alle tre regioni ci ha fornito, io credo sia di grandissimo interesse perché ci ha portato ad analizzare orizzonti lunghi e orizzonti brevi. Gli orizzonti lunghi, vale a dire i risultati che sono stati illustrati del censimento permanente dal 2011 al 2018, e poi quelle due focalizzazioni invece sull'anno appena trascorso, dovuto a questa grande discontinuità dell'economia mondiale e quindi anche ovviamente delle regioni coinvolte sotto osservazione, che è stata la pandemia. Quindi, è un orizzonte lungo, ma con delle focalizzazioni, molto precise nell'ultimo anno, che ci consentono quindi di vedere un po' queste dinamiche. Allora, a mio giudizio, provando anche a fare un minimo di ottica comparativa tra i tre territori, cioè Emilia-Romagna, Toscana e Umbria, si possono identificare almeno quattro periodizzazioni in quest'ottica comparativa. La prima è il mondo prima della pandemia, queste tre regioni prima della pandemia. Il secondo periodo, quello invece della prima ondata pandemica, il terzo periodo, quello della seconda ondata pandemica, e il terzo è, oltre la pandemia, le azioni che le imprese intendono mettere in atto e perseguire. Partiamo dalla prima periodizzazione. Queste tre regioni prima della pandemia andavano a velocità diverse. Non solo i grandi indicatori macroeconomici, no? Del PIL, tassi di occupazione, tassi di disoccupazione, ma l'indagine specifica che l'Istat ha condotto sulle imprese mostrano che tra il 2011 e il 2018 si erano sedimentate, accumulate, accentuati dei divari strutturali tra queste tre regioni. Non è casuale che oramai da qualche anno si tenda a posizionare economicamente l'Umbria per talune similarità tra le regioni del sud, la Toscana che resta saldamente una regione del centro e l'Emilia Romagna che tende a fare blocco con regioni del nord. Quindi, la configurazione territoriale che l'Istat ci ha posto questa mattina tra queste tre regioni è una varietà interregionale molto forte tra queste tre regioni che si era già sedimentata, accumulata e ampliata prima della pandemia. Voglio soltanto ricordare alcuni indicatori che sono stati messi in evidenza di questi divari strutturali tra le tre regioni. Uno, la dimensione media delle imprese. L'Umbria è quella tra le tre maggiormente caratterizzata dalla presenza di microimprese e da una dinamica negativa su tutte le classi dimensionali delle imprese osservate. La caduta percentuale degli addetti, l'avete mostrata, in Umbria è stata maggiore rispetto alla Toscana e in Toscana maggiore rispetto all'Emilia-Romagna. Un terzo elemento di differenziazione tra queste tre regioni, che era evidente già prima della pandemia, era il diverso peso dei servizi commerciali e turistici sulle economie regionali, piuttosto forte quello dei servizi commerciali in Umbria, maggiore quello turistico in Toscana, più manifatturiero quello dell'Emilia Romagna.
quarto livello di differenziazione strutturale è quello dell'internazionalizzazione. Abbiamo una regione altamente dipendente dal mercato domestico, dal mercato nazionale, l'avete messo bene in evidenza, che è l'Umbria, e con un bassissimo livello di apertura alle attività internazionali intese come investimenti, non solo come export. Livelli invece intermedio della Toscana è un livello più avanzato in termini di propensione all'internazionalizzazione sia sul piano esportativo che sul piano degli investimenti da parte dell'Emilia Romagna. Diversità strutturali si sono lette in taluni indicatori in termini di investimenti innovativi da parte delle imprese e di posizionamento dell'industria manifatturiera sulle filiere in termini di valore aggiunto. Quindi, come dire, prima della pandemia questi tre motori andavano e viaggiavano a velocità assolutamente diverse. Nel secondo periodo, quello dello shock pandemico, quindi quello del febbraio-marzo 2020, e l'indagine Istat ci fornisce da questo punto di vista diversi elementi di riflessione, come dire, se la prima fase, quella che ho annunciato prima, era caratterizzata dalla differenziazione strutturale, questa seconda fase del febbraio-marzo 2020 è invece, come dire, è quella dell'arresto del motore, e quindi azioni di congelamento che le imprese hanno messo in atto e come dire, restando passive in attesa quasi che questa tempesta si concludesse. Ovviamente il lockdown nazionale, la regolamentazione nazionale ha impattato su questo congelamento e, come dire, le imprese si sono assomigliate nel comportamento, cioè quelle differenze strutturali preesistenti tra regioni non le vediamo più in questa prima fase dello shock pandemico, quando tutte hanno fermato i motori e hanno cercato, diciamo, di sopravvivere a questa condizione emergenziale, spesso facendo ricorso a quelle leve che avete indicato, che sono state la riduzione degli orari di lavoro, l'utilizzo delle ferie da parte del personale, la cassa integrazione guadagni ordinaria o in deroga, e quindi strumenti che hanno in parte scaricato sul fattore lavoro l'esigenza emergenziale di congelare l'attività produttiva, con i costi semmai legati alla sanificazione degli ambienti di lavoro in vista di una possibile ripresa graduale. Quindi la seconda periodizzazione possiamo dire che è stata quella fase della similarità tra le regioni. Altra considerazione invece quando ci siamo visti davanti a questa terza periodizzazione, cioè quella della seconda ondata pandemica da ottobre, le imprese, alcune imprese di alcuni territori si erano strutturate per provare a ripartire, quindi qui vediamo non più la passività che abbiamo visto prima, ma cominciamo a vedere una reattività con questa ripresa graduale, lenta, selettiva dell'attività. E qui ci abbiamo degli indicatori che l'Istat ci fornisce e che ci danno il senso di una diversa reattività nelle tre diverse regioni. Pensate solo all'indicatore sulla previsione di variazione del fatturato fino a febbraio 2021, dove appare evidente una previsione assolutamente diversa nelle tre regioni, con un'Umbria che purtroppo registra o tende a percepire una variazione negativa di fatturato significativamente superiore alle altre due regioni. Un secondo indicatore che a me ha colpito in questa seconda ondata pandemica è stato, come dire, gli ostacoli alla ripartenza. Ed è impressionante come l'Emilia Romagna suggerisca tra i principali ostacoli la difficoltà a reperire personale nel mercato del lavoro, la Toscana guarda ostacoli che sono ancora regolamentatori, quindi di difficoltà amministrative a ripartire, e l'Umbria invece registra, le imprese umbre registrano invece una difficoltà a trovare domanda sul mercato. E sono tre considerazioni diverse che arrivano da tre territori regionali che suggeriscono come la reattività delle imprese ha a che vedere con delle barriere, con degli ostacoli di natura profondamente diversa. Terzo elemento di differenziazione di questa reattività, a partire
ripeto, dall'ottobre 2020, è per esempio il ricorso a soddisfare, a strumenti per soddisfare i fabbisogni finanziari. Abbiamo una regione, per esempio l'Umbria, essenzialmente concentrata su esigenze di liquidità, di fabbisogni finanziari a breve per sostenere spese correnti. Abbiamo una Toscana, un'Emilia-Romagna che accanto a queste esigenze però, come dire, il ricorso al credito bancario sembra suggerito anche da esigenze di investimenti. Purtroppo troviamo un altro elemento di differenziazione anche nella percentuale delle imprese che ritengono di non ripartire. Una percentuale che è più alta in Umbria, intermedia in Toscana e più bassa in Emilia-Romagna. Così come, anche se qui le differenze in termini di reattività appaiono un po' minore, è il potenziamento degli strumenti digitali per comunicare tra imprese, per comunicare con i lavoratori, per il ricorso allo smart working, che è un vero elemento di novità importante in questa seconda ondata pandemica, dove i valori tra le tre regioni sembrano assomigliarsi, così come il ricorso all'e-commerce. Quindi, come dire, durante la seconda ondata pandemica ci sono reattività simili tra regioni che riguardano lo smart working, il digitale e l'e-commerce, ma grande diversità invece su altri tipi di azioni e interventi che sono stati intrapresi. E il quarto periodo è quello che in un certo qual modo possiamo provare a leggere oggi, quello della diversa resilienza delle regioni, no? Nel prossimo futuro. È indubbio che per esempio questa stagione estiva sarà centrale per registrare o meno la ripresa di talune attività che ancora oggi sono rimaste, come dire, mentre l'industria un po' è ripartita, sono rimaste margini. Pensate al commercio minore, pensate al turismo. Quindi regioni come l'Umbria e la Toscana potrebbero attendere, come dire, dalla ripresa di questi due comparti una parte della loro crescita immediata nel corso di questo anno. Ma, come dire, quando andiamo a vedere in questa quarta periodizzazione una matrice che l'Istat ci ha opportunamente mostrato, quello del rischio combinato, cioè il rischio di caduta delle imprese e degli addetti, ecco, purtroppo il posizionamento delle tre regioni appare diverso. C'è un rischio combinato in Umbria, medio-alto in Toscana, medio-basso in Emilia-Romagna. Quindi ecco, c'è bisogno evidentemente di guardare a questa asimmetria che sembra torni a riproporsi nel momento in cui l'uscita dal tunnel della pandemia, anche se è difficile ancora oggi intravederla, ecco, sembra riproporre un'asimmetria che era preesistente rispetto alla pandemia stessa. Anche se probabilmente c'è la consapevolezza, i dati Istat dell'indagine sulle imprese sembrano suggerirla, che qualcosa di nuovo si sia sedimentato nella pandemia, nel modo di organizzarsi delle imprese, nel modo di interpretare i rapporti con il mercato. Basti pensare al ruolo dell'e-commerce e del digitale, a un modello organizzativo dello smart working e, come dire, ha una voglia di tornare a operare sui mercati esteri per chi c'era già magari in precedenza, con un orientamento magari anche ad azioni in termini di innovazioni di prodotto che guardano più una dimensione green. Quindi insomma le imprese, quando usciranno da questa pandemia, almeno alcune imprese sembrano consapevole che alcune cose, tra virgolette, imparate nella pandemia non potranno essere assolutamente ignorate e rimosse. Vedremo se la simmetria che abbiamo registrato in questi ultimi anni, la simmetria tra regioni, la simmetria tra settori, la simmetria tra imprese, come dire, continuerà a crescere, oppure ci saranno spazi, grazie anche al PNRR nazionale, per una riduzione di queste asimmetrie. Grazie. Non so se
può riprendere la parola. Grazie davvero. Grazie davvero per questo quadro sintetico, insomma, che in poche parole poi ci ha dato il senso di tutta la di tutti i numeri, la messa di numeri che sono stati visti questa mattina. In chat ci sono due domande a cui vorrei fosse data una risposta. Tutte e due le domande riguardano l'ICT imprese. Morena Moretti di Cesena ci chiede se ci sono dati più recenti. Invece Claudia Dauro della regione Toscana ci chiede informazioni in merito alla diffusione di questi dati nelle imprese al di sotto dei 10 addetti, sia sul fronte censimento che sul fronte indagine campionaria, specialmente con riferimento all'emergenza del Covid. Lascio quindi la parola per una rapidissima risposta a Roberta prima e poi a Sabina per il fronte indagine Covid. Grazie. Prego Roberta. Grazie Alessandro. Beh, sì, molto sinteticamente, effettivamente i dati sull'ST sono disponibili sempre nel database i.stat per il 2020 a livello regionale in riferimento a diverse variabili disponibili. Purtroppo però questi dati sull'ST non sono disponibili sono disponibili solo per le imprese con 10 addetti e più. Quindi a seconda richiesta la risposta purtroppo no. E quindi ne approfitto per ricordare che tutti i dati del censimento sono disponibili nel sito, nel data warehouse, quindi anche con un livello naturalmente più spinto di attività economica, si arriva fino alla quarta cifra, a un grande dettaglio dimensionale, quindi si possono trovare veramente diverse combinazioni per effettuare tutte le analisi necessarie per studio e curiosità. Grazie. Grazie mille Roberta. Sabina, prego. Invece per quanto riguarda l'ICT nell'ambito delle due indagini speciali ci sono i limiti diciamo del disegno campionario, quindi non è possibile avere questa informazione tra, diciamo, sotto i 10 addetti, che sarebbe la classe 3-10 addetti. Quindi la risposta è che non è possibile. Naturalmente abbiamo visto prima che l'incidenza del campione sull'universo delle tre regioni, delle varie regioni, poi è possibile vedere nella documentazione sul sito istituzionale, quello dell'Istat, è differente, quindi con la richiesta dei microdati si può vedere che cosa si può cogliere, ma in realtà il disegno campionario non è tale da consentire questo tipo di dettaglio. Ok, grazie anche per questa specifica. Direi che abbiamo fatto l'1:40, quindi possiamo chiudere. Grazie davvero. Tutte le presentazioni, il materiale è messo a disposizione sul sito, tutti i dati censuari relativi all'indagine Covid sono disponibili, quindi per l'indagine Covid sull'area per l'emergenza sanitaria. Vi do appuntamento alla prossima occasione. Buon pranzo a tutti.